John, hai visto le forbici? Mi servono per tagliare della carta per. Come puoi dirlo, tesoro? Certo che ti amo così tanto. John, sto parlando con te. Hai visto le forbici? Ne ho bisogno adesso, per favore. Marta, fermati. Sì, certo che ti amo. Sei l'amore della mia vita. Per sempre tesoro. Apetta un minuto. Mio padre è qui. Ti richiamo tra un secondo. Papà, sto parlando con Marta. Mi stava raccontando qualcosa del suo ultimo viaggio in Europa. Ancora con Marta? Figliolo, siamo venuti qui, quindi puoi aiutarmi, ricordi? Abbiamo molte cose da fare: dobbiamo falciare l'erba, dobbiamo annaffiare le piante e i fiori. Sai che è il mio lavoro e dobbiamo finire con questo giardino questo pomeriggio. Ehi, mi stai ascoltando? Sì, papà, ti sto ascoltando. Ti aiuterò, ma dammi solo qualche minuto. Senti, non voglio disturbarti, ma possiamo parlare un minuto. Per favore? Solo un minuto. Va bene, va bene. Lasciami mandare alla mia futura moglie degli adesivi e eh? è tutto. Qual è il problema? Oh, certo, ti aiuterò adesso. Cosa dovrei fare? Dobbiamo parlare della tua ragazza. Marta, c'è qualcosa di lei che non mi piace. Dai, so che non ti piace. Me lo hai detto molte volte, papà. Non è che non mi piaccia, ma non la conosci nemmeno molto bene. Quante volte l'hai vista? So che sei preoccupato perché l'ho vista solo un paio di volte, ma è l'amore della mia vita. È bella, è intelligente, a volte può essere un po timida, ma è anche divertente. Sì, forse, ma lei non è più qui. Ha viaggiato in un altro paese, figliolo. Non vi vedete. Ha viaggiato alcuni mesi fa e tutto ciò che fai è passare il tempo al telefono. Sì, perché parliamo al telefono. Ah, al giorno d'oggi usiamo lo smartphone per chattare. Sì, lo so, e sostengo il progresso tecnologico. Sul serio, ma sono preoccupato. Non devi preoccuparti, so che non sei d'accordo con l'idea di avere una relazione online. Ma questo è normale al giorno d'oggi. Le persone di solito hanno fidanzati e fidanzate online. E lo capisco. Non sto dicendo che non puoi avere una relazione online. Figliolo. Ma per stare con qualcuno devi conoscerlo molto bene. Questo è ciò che intendo. Devi uscire con lei e parlarle per vedere se ti piace il modo in cui parla, il suo tono di voce. Le sue espressioni. Non lo so. Devi uscire con lei. Vai al cinema. Come la Bache. Voglio dire, come fai a sapere che ti piace? Non capisco. Esattamente. Non capisci. Al giorno d'oggi possiamo chattare ed effettuare videochiamate. Possiamo conoscere molto bene la persona attraverso internet, devi solo andare sul loro profilo per controllare. Vedrai tutte le informazioni lì e poi parli semplicemente con la persona. La conosco perfettamente, so che è la persona giusta per me. Lei è la ragazza più bella del mondo. Senti, appoggio la tua decisione. Ti sosterrò sempre, figlio mio. Stai solo attento. Per favore. Non ti sto dicendo che la tua ragazza è una persona cattiva, ma per favore prenditi il tuo tempo per conoscerla bene. Grazie, ma non preoccuparti, papà. Starò bene. Staremo insieme per sempre. Lei mi ama e verrà presto in questo paese solo per vedermi. Vedrai. Non ti sto dicendo che la tua ragazza è una persona cattiva, ma per favore prenditi il tuo tempo per conoscerla bene. Non preoccuparti. So che sei troppo vecchio per capire questo genere di cose. Figliolo, so che i tempi cambiano, ma l'amore, questo non cambierà mai. Prometto. Quindi, pensaci e basta. E ora, perché non mi aiuti con il giardino? Per favore, dobbiamo averlo pronto per oggi. Ricordalo. Ma prima chiamo Marta, solo per dirle che sarò molto impegnato ad aiutarti. Bene. Chiamala. Ma dopo lavorerai duro su questo giardino? Lo prometto, papà. Adesso chiamerò il mio amore. Probabilmente sta pensando a me. La amo così tanto. Ciao, tesoro? Sì, sono io. Come va? Stai pensando a me? Ascolta, sarò molto occupato perché devo aiutare mio padre. Che cosa? Sì, sei molto divertente. Te lo stavo dicendo. Che cosa? Marta. Sei tu? Deve essere uno scherzo, vero? Ah. Pensavo fossi timido. Come puoi dirmelo? Mi hai detto che mi amavi e che ero l'unico. Saresti venuto qui e saremmo stati molto felici insieme. Perché hai cambiato idea? No, per favore, cosa ho fatto di sbagliato? Non capisco. Ti amo tanto. Marta. Per favore, dammi solo un'opportunità. Marta, Marta. Figliolo, ho bisogno del tuo aiuto. Per favore, c'è molto lavoro da fare. Sto aspettando per voi. Non ora, per favore. Sto cercando di chiamare Marta. È un po' confusa e ho bisogno di parlarle. Marta. Cosa le è successo? Sta bene? Puoi dirmelo. Ha rotto con me. Dice di aver incontrato un bell'uomo online che lo ama. Davvero non capisco. Perché mi ha cambiato per quel ragazzo? Non capisco. Può succedere. Figliolo, non la conoscevi molto bene. Questo è tutto. Ma eravamo molto felici. Voglio dire, ci amavamo. Non capisco cosa sia successo. Dimmi qualcosa. Da quanto tempo conosci questa ragazza? Due mesi? Ci eravamo conosciuti tre mesi fa e ci siamo innamorati subito. Era l'amore della mia vita. Ma figliolo, è stato molto facile incontrarla, vero? Hai appena parlato e ti sei divertito moltissimo, vero? Sì, certo. Ma eravamo destinati a stare insieme. Per sempre. L'amo così tanto. Se fosse così facile innamorarsi, potrebbe innamorarsi anche di qualcun altro. Così facile. L'amore è qualcosa di diverso. Bisogna condividere grandi momenti insieme. È totalmente diverso. Forse hai ragione, papà. Non mi fiderò più di nessuno. Non voglio incontrare nessuno su internet. ah. Non esagerare. Puoi incontrare persone, ma innamorarsi di loro è piuttosto difficile. Ricordare Non è tutto oro quello che luccica. Devi stare attento quando vai online.